Bellissimo. Oggi sono le giornate che preferisco. Gli alberi spogli, siamo a novembre, un po' di nebbiolina. Devo essere sincero, sono da circa 3 ore nel bosco. E insomma, diciamo che quest'anno, per essere metà novembre, la stagione ci ha regalato tante cose belle. E infatti, piano piano, qualcosa si trova. Eccolo qua, vedete? La cosa bella però è che ho girato dappertutto sui faggi e ora l'ho trovato dove ci sono anche castagni. Vabbè, comunque, meno male, intanto almeno uno l'ho trovato. E poi si sente? È freschissimo proprio. Mamma, sì, è proprio fresco, fresco, guarda. Questo sarà nato questi 2 giorni. Ecco, per l'appunto, essendo gli alberi spogli, come si nascondono sotto le foglie. Ora in 3 minuti ne ho trovati due. Questo è un po' più mangiato, ma è sempre duro. Guarda bello. Vedi? Ti ho detto, sono sotto le foglie. Vai, prendilo. Tiralo su. Porco. Questo era proprio sotto, come il tuo. Solo che è un po' più piccolino. Però si è trovato un altro. Sì, un altro. Guarda. Bravo, vedi? Ne abbiamo trovati due ragazzi qui. Bellino! Guarda sotto com'è? No. Questo è bello, sì. Ma poi belli perché sono tutti. Cicciotti. Ma sono proprio tutti freschi! Dinosauri. Cioè, un tamburello. Guarda che bello. Ah, è di fungaia, eh? Guarda, lo vedi la piega? Sì. C'è una piega? Quando c'è la piega in quel modo vuol dire che è di fungaia. Ci siamo beccati nel bosco con Enrico. Nella stessa zona, tra l'altro, e siamo qui e la giornata è bellissima. E loro stanno scandagliando a fondo. Io qua ne ho già trovati due da lontano. Guarda, si vede? Lo vedi? Non è grande, però c'è. C'è il ricciolino sotto. Io ce l'ho fatta vicino, ma qui in questo punto non ci sono venuto.